rendimenti dei titoli di Stato in salita, ma mercati azionari che in America tengono botta. Cosa fare? Vediamo la view dei protagonisti di House of Trading. Io sulla scia di quello che dice il mio amore sulle materie prime, che obiettivamente anch'io sono in questo momento, sono rialzista sulle materie prime, mi sono giocato la carta dell'oil la scorsa settimana, penso che andrò a target. Mi gioco la carta rialzista sul gas. Tu sai che storicamente io sono rialzista sul gas, penso che di base sia una delle materie prime più ricercate, perché resta la fonte di energia tradizionale più pulita, quindi alla fine c'è sempre richiesta di gas. Ho questo famoso target da tempo del 3,70, per me con la rottura di certe resistenze che adesso fungeranno secondo me da supporti, anche se ha lasciato dei gap aperti che mi fanno un po' paura in area di 80, lì, infatti lì c'è il mio stop. Per me adesso è venuto il momento in cui il gas può arrivare a questo famoso target di 3,70. Ha lottato con questa resistenza 3 per tanto tempo, poi c'è stata questa notizia dell'attacco a Israele che ha fatto rompere di forza questa resistenza, che adesso potrebbe diventare supporto. Per me è arrivato il momento in cui il gas può raggiungere questo famoso target a 3,70. Chiaramente entro sulla forza, anch'io come Giancarlo entro sulla forza, e sono d'accordo anche sulla sua carta sull'oro. Vedi, con Giancarlo siamo sempre d'accordo, compara mai con Giancarlo sempre, la forza viene da quello, no? Non c'è niente da fare. Lui parla e io sono sempre d'accordo. E niente, quindi entro a 3,21, ho questo stop a 2,74 che obiettivamente ha lasciato aperto quel gap a 2,80, potrebbe anche andarlo a testare, ma spero che questo non inverta il trend. E il target è questo famoso 3,70. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.